prima di questo viaggio mi sono documentato un po' su Auschwitz, su questa parte di storia, e sapevo abbastanza un po' di cose, ma viverle di persona, essere lì, ti vengono i brividi, veramente un'esperienza quasi terrificante, sapere che circa 60 anni fa un sacco di uomini e donne perdevano la vita, in quel modo venivano denigrati dai nazisti. È stata un'esperienza veramente toccante. Io mi ricordo che ho sempre letto fin da bambino la poesia di Primo Levi, Se questo è un uomo, e non mi ha mai suscitato particolare interesse, particolari emozioni. Ma adesso, uscendo dal campo, ce n'era una scritta in grande, l'ho riletta e mi è venuto quasi un brivido, parole dure. Devo dire che è stata un'esperienza molto toccante, e anche se c'era la consapevolezza di cosa si andava a vedere, la sola vista della grandezza del campo di sterminio di Birkenau mi ha toccato molto. E inoltre questa esperienza del viaggio in treno di 20 ore è stata molto dura ma molto bella, e anche perché ci siamo conosciuti un po' tutti, anche quelli di Lecco che non si conosceva. Sono partito con questo viaggio, come ho detto all'inizio, con un senso, comunque uno spirito di curiosità, di cercare di capire cosa questa popolazione, la popolazione ebraica, aveva potuto subire durante questo sterminio di persone, di esseri umani, e posso dire che sono rimasto toccato e comunque anche con un po' di paura, devo dire, perché entrare in questo campo di concentramento come Auschwitz, comunque Birkenau, camminare negli stessi posti dove migliaia e milioni di persone sono morti, beh, posso dire che la cosa è veramente, viverla dal vivo è ancora più toccante, e soprattutto pensare che altre persone hanno avuto il coraggio, riuscire ad uccidere altre persone sfruttandole, riuscendole a massacrare, come appunto abbiamo visto in questo caso. Mi ha colpito di più durante questo viaggio è stato il museo di Auschwitz, e in particolare quando abbiamo visto quello che rimaneva dei vestiti o delle scarpine dei bambini, perché i bambini sono le persone, diciamo, più indifese, più deboli e innocenti, e non era per niente giusto trascinare in questa storia anche i bambini, e quindi sono rimasta colpita che hanno potuto prendere, trattare, far morire subito i bambini. Questo viaggio è stato interessante anche perché con tutto questo gran numero di persone è anche un modo per scambiare idee e conoscersi anche meglio tra noi ragazzi. E vabbè, il viaggio al campo è stato importante perché vedere di prima persona questi luoghi credo che sia anche importante per capire meglio anche cosa siano effettivamente i campi, benché ci abbiano comunque riempito la testa di notizie, comunque sapevamo cosa dovevamo vedere, però vederli con i nostri occhi era comunque una cosa diversa, si capiva benissimo, tipo a Birkenau, la razionalità, la metodologia con cui loro costruivano questi campi e come li usavano. Secondo me più che Auschwitz 1, veramente Birkenau, si vedeva tutta la loro mentalità, la loro razionalità nel distruggere queste persone rinchiuse. Mi ha colpito di più è stato la totale mancanza di umanità e la presenza di una follia di fondo che contraddistingueva ciò che avveniva in quei luoghi. Penso che non ci sia una parola che incarni in sé in maniera migliore tutto quello che è accaduto di follia, proprio perché non trovo possibile che una persona chiamata ad avere a che fare con i cadaveri del forno crematorio, per esempio, o a sparare, ad uccidere queste persone per il semplice fatto che queste persone erano così ed erano ebrei, non si sia posto una domanda, ovvero che cosa sto facendo e perché lo sto facendo. E questo mi porta anche a riflettere sul potere fortissimo che la propaganda nazista aveva
che arrivava proprio ad alienare e a stravolgere le mentalità completamente. Mi è piaciuta tanto, è stata la possibilità comunque di confronto e che si mette proprio in parallelo, cioè richiama proprio l'esperienza del treno. Il treno è importante, ad esempio io ho visto con loro non le conoscevo neanche, sono di un'altra scuola, e però insomma parlandoci ci confrontavamo appunto su tutte le esperienze che abbiamo fatto qui, e c'è stata anche la possibilità di parlare magari di fatti un po' più attuali, però sempre riguardanti questo contesto, per cui secondo me è bella proprio l'esperienza del treno, che poi è comunque uno dei punti fondanti dell'intero progetto. L'aspetto a sottolineare è un po' la desolazione che si prova e si sente andando a visitare questi campi di sterminio. È una desolazione che è nel campo, è intrinseca al campo, ma è poi interiore, per cui è una desolazione che è interiorità. Da questo scaturisce un atteggiamento che è un atteggiamento che riporti nella tua vita reale. Pensando adesso un secondo, mi veniva in mente Gino Strada, che scrive nell'introduzione ai Pappagalli Verdi, che è un suo libro abbastanza celebre, dice: non voltate la faccia di fronte al silenzio delle persone che soffrono. Questo non voltare la faccia credo sia l'atteggiamento che riesco a riportare e che credo sia l'espressione di questa esperienza, questo tornare per non voltarsi più di fronte alle difficoltà, alle sofferenze degli altri. Sono rimasto molto colpito dalle dimensioni del campo e dalla razionalità con cui è stato eseguito tutto questo lavoro, perché non credevo che l'uomo potesse diventare così barbaro e in modo in cui la propaganda è riuscita a far credere ai tedeschi che gli ebrei fossero degli animali. E questo mi ha molto colpito, anche se devo ammettere che sinceramente mi aspettavo qualcosa di più. Alla fine, detto molto sinceramente, abbiamo visto quattro baracche, credevo che fosse... sono partito con maggiori aspettative proprio dal punto di vista dell'organizzazione del museo. E comunque mi rimarranno in mente queste le dimensioni, la vastità di questo campo e appunto la follia dell'uomo.